Benvenuti alla prima puntata di Diritti e Opportunità, tutto sul mondo delle casalinghe, il format di TV Lavoro Domestico in collaborazione con l'associazione Federcasalinghe. Oggi, nelle prossime puntate, affronteremo tante tematiche: assicurazione, diritti bancari, diritti previdenziali, ma non solo, approfondiremo nuovi temi come quelli dei nuovi stili di vita, della gestione della casa, dell'economia familiare e della transizione ecologica, ma anche quelli del mondo del lavoro e del reinserimento delle casalinghe. Lo faremo con una persona che mi accompagnerà durante tutte le puntate e che è l'onorevole Federica Rossi Gasparrini, presidente di Federcasalinghe. Benvenuta Grazie. qui con noi. Andremo verso una grande avventura per molti mesi, io e lei. Ne sono molto Sicuramente contenta. saremo di servizio. Allora, voglio presentarla meglio. L'onorevole Federica Rossi Gasparrini, ricordiamo alcune delle sue battaglie che sono state molto importanti in questi anni: l'assicurazione INAIL, infortuni domestici, il fondo mutuo prima casa, importantissimo, che prende appunto il suo nome. Ebbene, poi insieme a noi, oggi che parleremo di infortuni domestici, abbiamo in collegamento l'ingegner Ester Rotoli, direttore centrale prevenzione e rischi lavoro INAIL. Grazie ingegnere di essere qui con noi. Allora, poi entriamo nel vivo della puntata e mandiamo una bellissima scheda realizzata dal giornalista Marco Barbaliscia. Vediamo il servizio. La legge numero 493 del 1999 sulle polizze dispone che tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, che si occupano in maniera abituale, esclusiva e gratuita dei lavori in casa e che si prendono cura dei propri familiari, debbano attivare la polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni domestici. L'ultima rilevazione sugli infortuni domestici effettuata dall'Istat riporta che in 12 mesi quasi 700.000 persone hanno dichiarato di essere state vittime di un incidente domestico. Le casalinghe sono tra le più esposte ai pericoli, con 19,7 infortuni ogni 1.000. Il primo obiettivo che si pone l'assicurazione INAIL sul lavoro domestico è il riconoscimento del valore etico e sociale del lavoro svolto all'interno della propria abitazione. L'assicurazione è necessaria per la protezione e tutela del lavoratore. Quanto costa? Il premio assicurativo annuale è pari a 24 euro. Non è possibile frazionarlo, ma è deducibile ai fini fiscali. Se il tuo reddito complessivo lordo non supera i 4.648,11 euro l'anno e fai parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore ai 9.296,22 euro l'anno, non devi pagare il premio. A cosa ho diritto con l'assicurazione? In caso di invalidità, in presenza di gravi menomazioni o con inabilità permanente accertata, avrai diritto a una prestazione proporzionale alla invalidità stessa. Come iscriversi? Sul portale INAIL sono disponibili servizi telematici dedicati all'iscrizione e all'assicurazione, che deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica. Presidente Rossi Gasparrini, chi ne ha diritto e come ottenerla? Intanto vorrei dire un'ottima scheda completa. Grazie. Hanno diritto a iscriversi, ma in modo anche obbligatorio. È un diritto e un dovere proprio per la propria sicurezza. Sono le persone che dedicano la propria attività in via prioritaria alla famiglia, quindi tutte le casalinghe e i casalinghi, ma anche si prevede l'iscrizione di pensionate e pensionati, perché certamente la loro attività è nell'ambito della famiglia, della propria abitazione. E ricordiamo che agli uomini piace molto fare il fai da te, che spesso comporta dei pericoli. Possono iscriversi anche gli studenti universitari fuori casa, perché spesso affittano un appartamento insieme, cucinano, fanno, rischi ne corrono. Il mondo delle persone che ha il dovere e diritto di iscriversi è molto ampio, è attorno ai 12 milioni di persone. Ora, quando abbiamo voluto questa legge, noi volevamo il riconoscimento del valore economico e sociale, ma soprattutto il riconoscimento economico, perché sociale era già dato, del lavoro che svolgono le donne nell'ambito della famiglia.
La legge è definita la 493 del 99 per la sicurezza delle abitazioni. Introduce poi il principio che casalinga o casalinga sono lavoratori con pieni titoli perché producono un lavoro che ha valore economico oltre che sociale. Per noi questa è stata una vittoria importante. Ci ha portato ad esempio ad avere una legge che ha istituito un fondo per la formazione delle casalinghe, che hanno diritto, hanno un fondo di 3 milioni di euro per potersi formare gratuitamente. La legge poi ha introdotto l'assicurazione INAIL, sono state a cadenza, sicurezza a casa, valorizzazione e riconoscimento come lavoratrice della casalinga, terzo passaggio l'assicurazione. Bene. Ingegner Rotoli, lei che si occupa di prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro, quali sono i rischi più frequenti che caratterizzano le case e dunque il lavoro domestico? Una premessa. Noi spesso consideriamo la casa un luogo sicuro, è la nostra cosiddetta comfort zone, e le azioni quotidiane fanno sì che noi abbassiamo la guardia e spesso non notiamo quelli che sono i pericoli che la casa stessa nasconde. Faccio quindi riferimento a quelli che sono gli infortuni più frequenti che noi indennizziamo. Parliamo di rischio cadute, e sono diciamo, il fenomeno più importante. Si cade dalle scale, si cade dagli sgabelli. Parliamo di rischio di taglio abrasione, laddove si utilizzano strumenti senza porre la dovuta attenzione, di rischio elettrico, di rischio scostature o incendio, laddove per esempio troppe spine sono attaccate sulla stessa presa, di rischio chimico generato da quelli che sono l'utilizzo di disinfettanti, insetticidi, sgrassatori, sono sostanze chimiche pericolose per la vista in caso di inalazione. Quindi questo è un elenco importante di quelli che sono i rischi. Sicuramente il rischio cadute è quello rispetto al quale noi rileviamo una maggiore frequenza di infortuni. Onorevole Federica Rossi Gasparrini, quanti sono i che usufruiscono di questa assicurazione e soprattutto a che cosa hanno diritto? Per il momento purtroppo c'è un deficit di iscrizioni, soprattutto da parte di chi ha diritto all'iscrizione gratuita. Questo ci dispiace moltissimo perché sono persone che hanno diritto a una tutela gratuita, non lo sanno, non si iscrivono. Se succede un incidente, chiaramente non hanno diritto a niente. Questo è un dispiacere per tutta l'associazione e credo di poter dire anche per INAIL. Per questo partirà presto una campagna informativa, non dico porta a porta, ma sul territorio per informarle e aiutarle a iscriversi. Costa l'assicurazione 24 euro all'anno, ricordo che è deducibile, quindi il costo reale sono 12 euro, poco di più, poco di meno. Da diritto, se hai un incidente sotto i 16 gradi di invalidità, i 16 di 300 euro una tanto, non è una cosa assolutamente di tutela, è più un incoraggiamento a stare attenti a non farsi male. Altrimenti c'è una rendita mensile che può andare, a secondo della gravità, da circa 500 euro al mese a 1500 euro al mese, dipende dalla gravità. L'invito è a non farsi male. Quello che voglio dire è che guardando le domande di risarcimento respinte, la maggior parte purtroppo è di persone che fanno la richiesta e si iscrivono dopo essersi fatte male. Quindi non solo non hanno diritto all'assicurazione, ma c'è anche quasi un concetto di ingannare il pubblico. Perché io non pago l'assicurazione obbligatoria,
purtroppo mi faccio male, mi faccio iscrivere il giorno dopo e pretendo il risarcimento. Le donne dovrebbero stare attente a se stesse. E quindi l'iscrizione che parte il primo mese dell'anno, ricordo che per tutto gennaio, se una ritarda a iscriversi, purché sia nell'arco dall'1 al 30 gennaio, anche se non avesse pagato l'assicurazione, ha diritto alla tutela. Dopodiché scatta, che la tutela c'è se hai pagato, altrimenti no. L'invito è a capire che i diritti si conquistano anche rispettando il fatto di averli. Il primo atto che fece Federcasalinghe è stato verso le banche, perché quando nacque Federcasalinghe le banche non aprivano i conti correnti alle casalinghe, perché non avevano un reddito da stipendio personale. È stata una battaglia che abbiamo vinto, ma l'abbiamo vinta perché tutte insieme abbiamo combattuto contro questo arbitrio. Allora, hanno un'assicurazione importante, a 1 euro al mese, e per molti è gratuita. Sono 1.200.000 le persone che hanno diritto alla gratuità. Come mai molti non conoscono questa assicurazione? Ma probabilmente perché noi dobbiamo sicuramente insistere attraverso delle campagne di comunicazione. Questa trasmissione oggi può aiutare, ma sicuramente noi insieme a Federcasalinghe stiamo da tempo portando avanti delle campagne di comunicazione per far passare il messaggio, per far capire l'importanza di questa tutela, ma prima ancora far conoscere i rischi. Quindi sicuramente noi agiremo sul versante della prevenzione, quindi di sviluppare conoscenza, ma accanto a questo anche di sostenere quello che è la tutela e quello che sono, diciamo, ciò che deriva in caso di infortunio. La campagna di comunicazione che lanceremo quest'anno verso fine anno e che accompagna sicuramente i primi mesi dell'anno, proprio per far conoscere l'assicurazione, sarà una campagna che faremo in radio, attraverso le TV, sui canali social, perché, come diceva l'onorevole, la platea potenziale è una platea che è anche riferita agli studenti, ai giovani. Quindi noi useremo tutti i canali per portare la comunicazione. Ma accanto a questo è importante, e lo accennava prima, noi finanziamo le associazioni di categoria per arrivare sulle casalinghe, perché come istituto è evidente che noi non possiamo andare su ogni singola casalinga o casalingo. Utilizziamo quelli che sono i cosiddetti corpi intermedi, quindi le associazioni di categoria, per portare un messaggio prevenzionale e assicurativo, come finanziando la loro attività di formazione e informazione, che prevederà una forma di aula formativa, proprio per diffondere quelle che sono le conoscenze sui rischi, ma sicuramente insistendo sulle misure di prevenzione e sulla tutela assicurativa. Onorevole Federica Rossi Gasparlini, sul sito online dell'INAIL si possono trovare delle informazioni, ma chi non è abile a navigare, a chi si può rivolgere per avere più informazioni e magari fare questa assicurazione più agevolmente? Io direi alle associazioni di categoria, come siamo noi, andando a vedere sul sito INAIL è facilmente navigabile, su donne.it, che è la nostra... è il nostro sito, e vorrei ritornare a chi ha diritto alla gratuità, chi ha diritto? Perché è importante, anche se sono cifre piccole, però ci sono in Italia più di 1 milione di persone che hanno meno di questo reddito, 4.500 euro anno personali, oppure reddito familiare 9.300 euro. Questi persone che vivono con un reddito così basso hanno diritto a iscriversi, basta compilare un certificato gratuitamente all'assicurazione. Quindi l'invito a iscriversi,
prima di tutto non farsi male, perché ecco, la prevenzione e la campagna che l'ingegner Rotoli sta cercando di sviluppare è prevenire, perché tante volte ci si fa male in casa proprio perché si trascura la sicurezza. Allora, un'ultima domanda all'ingegner Rotoli. Lanciamo un messaggio a tutti i giovani di coinvolgere attraverso i social gli altri giovani o i millennial, ma soprattutto di insegnare ai nonni e alle mamme come si fa a fare l'assicurazione. Sì, sì, sicuramente noi attraverso i canali social realizzeremo un messaggio per attivare questo trasferimento e questo legame generazionale, no? Perché io penso che la solidarietà e quello che si diceva anche prima rispetto alla collaborazione in ambito istituzionale con il Ministero della Salute e con le regioni deve essere un muoverci tutti insieme a tutti i livelli, proprio per realizzare una circolarità informativa che è quello che manca rispetto a questa assicurazione che, come si diceva, è un grande riconoscimento. Noi come paese siamo sempre avanti dal punto di vista normativo, intuiamo quello che è lo scenario, poi magari nell'attuazione siamo un po' meno solidari, forse recuperiamo un po' di solidarietà generazionale e interistituzionale per favorire la diffusione dei messaggi. Un'ultima domanda, so che partono dei corsi adesso. Sì, a breve l'associazione parte con 112 corsi, di cui 100 in presenza in tutta Italia, corsi per la prevenzione. Saranno pubblicizzati sui territori, saranno pubblicizzati dal sito donne.it, saranno pubblicizzati dall'INAIL anche. Invitiamo a venire, a capire come sia importante prevenire, ma anche tutelarsi con un'assicurazione che ti dia una garanzia. Voglio ricordare una cosa triste. Certo. Succedono incidenti mortali, anche legati a donne giovani che hanno dei piccoli, dei bimbi. Ebbene, l'assicurazione di cui parlavamo, INAIL, garantisce, oltre che al marito una rendita a vita, ai figli, o ciascun figlio, una rendita fino a 21 anni. Quindi la morte di una mamma è una cosa disperata, ma qualora c'è un aiuto che questa assicurazione voluta dalle donne ha verso i figli. Allora, siamo in direttiva proprio di chiusura, è proprio il momento di salutare. Salutiamo Federica Rossi Gasparrini, presidente di Federcasalinghe, salutiamo l'ingegner Rotoli e vi diamo appuntamento alle prossime puntate.